Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere venuti. Sono l'avvocato Paolo Candida, il presidente dell'associazione culturale Il Leone e la Rosa. Ringrazio innanzitutto la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che con questa magnifica sala ci permette di organizzare le conferenze. E ringrazio voi tutti che siete intervenuti. Devo dire che abbiamo con grande piacere questo oggi pomeriggio Giulietto Chiesa che, come sappiamo, è un notissimo giornalista nonché appunto politico italiano e quindi lo vogliamo salutare con un forte e un grande applauso. La conferenza di oggi pomeriggio sarà così strutturata. Ci sarà un intervento, una breve introduzione da parte del nostro dottor Giacomo Maria Prati, quindi ci sarà l'intervento appunto di Giulietto Chiesa, all'esito del quale ci sarà dibattito pubblico con la possibilità di fare domande. Quindi io vi ringrazio e a questo punto lascio la parola al dottor Giacomo Maria Prati. Grazie. Sarò velocissimo anche perché abbiamo qualche minuto di ritardo ed è bello poi lasciare spazio appunto per le domande. Volevo leggere tutta la biografia di Giulietto, ma se siete qua lo conoscete. Ricordo per chi non lo sa che è nato vicino dalle nostre parti, perché Acquiterme non è lontano, con una famiglia originaria della Val Borbera, del Carrega Ligure, quindi è un po' nostro compatriota. Ha scritto tantissimi libri, esperto non solo di Russia e politica internazionale e geopolitica, ma anche di Europa, perché ricordiamo che è stato europarlamentare, vicepresidente di varie commissioni, questo è giusto ricordarlo, e anche viaggiato come europarlamentare, quindi in veste ufficiale del Parlamento europeo, soprattutto in Asia centrale, in tanti paesi dell'Asia centrale. Io inizio con un'introduzione culturale velocissima ma molto provocatoria, in senso tecnico, cioè che chiama fuori, chiama la discussione e non per anticipare quello che dirà Giulietto ma per dare ulteriori stimoli, con questa bella citazione di Carmelo Bene, che è un autore che io amo molto, e lui non si è mai occupato di politica, lui disprezzava la sociologia, la politica, però spesso ha fatto l'intervento più politico che ha fatto è questo, lo ripeteva spesso, ripeteva che l'informazione di oggi è nemica della cultura perché non informa sui fatti ma informa i fatti, cioè dà forma ai fatti, inventa, plasma, condiziona, modifica le notizie. E la seconda citazione fu un suo commento, rarissimo, perché lui non si interessava deliberatamente di cronaca, anche quando la cronaca erano le guerre, non che fosse insensibile, ma il suo percorso di vita artistico fu diverso, ma quando ci fu la prima guerra del Golfo, che ci bombardavano la mente con quelle immagini di quei poveri volatili imbrattati di petrolio, quindi come fosse colpa di Saddam anche quello, lui ricordò che i cormorani dell'Australia macchiati di petrolio venivano messi in scena, cioè fu un rarissimo caso in cui persino Carmelo Bene si ribellò e disse questa critica molto forte dicendo guardate che questa è una messa in scena, e lui di messa in scena se ne intendeva molto perché era esperto di teatro ed era molto, sempre molto duro contro la società dello spettacolo. E adesso un'altra citazione quasi d'obbligo, diciamo, per introdurre Giulietto Chiesa, che è George Orwell, che nel 1949 leggo, di solito non leggo mai, ma è una citazione molto importante, alla fine del suo romanzo 1984, scritto nel 1949, lui muore l'anno dopo. E Orwell disse, fa dire al cattivo, colui che sta torturando il protagonista del libro, che cerca di ribellarsi a questo sistema, viene arrestato e torturato. E il cattivo, cioè l'esponente di questo sistema di potere, che è un modello che oggi vediamo sempre più avanzare, dice i nazisti in Germania e i comunisti in Russia usavano metodi molto simili ai nostri, ma non ebbero mai il coraggio di ammettere da quali fini erano spinti. Pretendevano, e forse ci credevano davvero, di essersi impadroniti del potere contro voglia per un periodo di tempo limitato e che dietro l'angolo ci sarebbe sempre stato un paradiso nel quale gli esseri umani sarebbero stati liberi uguali. Noi non siamo così. Per noi il potere è un fine, non è un mezzo.
Non si instaura una dittatura a fine di salvaguardare una rivoluzione, si fa la rivoluzione proprio per instaurare la dittatura. Il fine della persecuzione è la persecuzione, il fine della tortura è la tortura, il fine del potere è il potere. Dio è il potere è Dio. La seconda cosa che devi capire, dice questo arrestato e torturato, perseguitato, politico, che il potere sugli esseri umani, sul corpo ma soprattutto sulla mente, il potere sulla materia o sulla realtà esterna non è importante e comunque il controllo che abbiamo sulla materia è già assoluto. Noi controlliamo la materia perché controlliamo la mente. La realtà si trova nella scatola cranica, nulla c'è impossibile, devi liberarti da quelle idee ottocentesche sulle leggi naturali, quelle leggi le facciamo noi. Di te non resterà nulla, né il nome in un qualche archivio, né il ricordo nella mente di qualche essere vivente, tu sarai annientato sia nel passato che nel futuro, sarà come tu non sia mai esistito. Questo lo scrive profeticamente con lo spirito libero che fu George Orwell nel 1949. Lascio la parola a Giulietto Chiesa. Introduzione suggestiva, naturalmente. Io credo che non sarò allegro. Le cose che sto per dire non credo che soddisferanno nessuno, sono cose che stanno accadendo e che riguardano la generazione futura, quindi in qualche misura Orwell scriveva 1984, anticipava un po' i tempi, noi invece siamo già in ritardo dei tempi perché stiamo già precipitando in una situazione che addirittura supera quella di Orwell. Io recentemente sono andato a rileggermi Il mondo nuovo di Huxley, non so chi di voi l'ha visto, l'ha letto, e siamo lì, siamo di fronte a un cambio radicale dell'uomo, della sua natura, ovviamente della politica, tutto quello che abbiamo conosciuto fra 20 anni sparirà, letteralmente, ma non è di questo che sono venuto a parlare, parlerò di attualità in un senso più stringente. E poi vorrei che faceste delle domande, perché io sono certo, ahimè, in questo senso che mi ripete aveva perfettamente ragione, che voi non sapete quasi niente. Non voglio essere offensivo, voi non sapete quasi niente di quello che succede. E quindi le cose che io vi dirò, siccome so quello che sto dicendo, saranno sgradevoli per molti di voi e ritornerete a casa con un certo fastidio, così come accade che perfino i più grandi luminari della scienza contemporanea provano fastidio per le novità che li costringono a cambiare il loro punto di vista e loro non vogliono, di regola l'uomo non vuole cambiare il suo punto di vista, preferisce starsene sul suo passato perché è più comodo, ma siccome il passato cambia, quelli che vogliono non restare al passo coi tempi, che non è importante, ma quelli che vogliono capire quello che sta per accadere per potersi difendere, devono cambiare punto di vista. Gli altri spariranno, ha ragione Orwell, gli altri spariranno tutti. Quando arriverà, diciamo così, il diluvio, inteso nel senso vasto possibile del termine, non dell'acqua. Quando arriverà il diluvio, la gran parte fuggirà come gli scarafaggi quando accendi la luce, perché non sapranno quello che succede. Adesso arrivo tra poco a dire queste cose, ma vorrei partire dalla qualità di oggi. Allora, questa notte, cari amici, abbiamo bombardato la Siria. Il telegiornale, il TG, come si chiama? Rai News 24, servizio pubblico, titola: missione compiuta. Sono contenti. Abbiamo bombardato un popolo sovrano, magari abbiamo ucciso qualcuno. Sono tutti contenti, missione compiuta. Abbiamo punito il nemico, il dittatore. E così sarà. Stasera vedrete tutti i telegiornali che diranno tutti la stessa cosa. Perfetta, operazione bellissima. Vabbè, su Trump abbiamo qualche dubbio sul suo equilibrio psicofisico. Ma comunque, lui è rappresentante dell'Occidente e quindi ha fatto bene. No, noi siamo i sovrani del mondo. Noi possiamo decidere il destino, siamo un po' pochini per farlo, ma siccome abbiamo le armi pensiamo, o forse pensavamo, di poter dominare il mondo. La storia vera di quello che è accaduto questa notte è la seguente.
che l'impero, cioè l'America, ha sparato circa 115 missili Tomahawk, missili di crociera, 70 dei quali sono stati abbattuti prima di arrivare al bersaglio. Non ve lo diranno, nessuno vi dirà questa cosa, lo so per certo, state tranquilli, queste cifre non le conoscerete, ma 70 missili non sono andati a bersaglio, non solo, ma tutti i missili più importanti che erano stati puntati sui principali aeroporti di Bashar al-Assad sono stati abbattuti, tutti, 100%. Una trentina sono andati a finire in posti che non erano adeguatamente vigilati, sono arrivati a bersaglio, ma non contano niente. Pare che non ci siano stati neanche tanti morti, un po' di feriti, hanno colpito un cinema, qualcosa del genere. Quindi, per dire, magari voi che avete questa sera sentito le cose che diciamo, che ci diremo, siete in guardia, ma i 60 milioni di italiani stasera non sapranno niente di ciò che è accaduto. Viviamo in questo mondo. La stragrande maggioranza, l'incommensurabile maggioranza di questo paese non saprà niente di ciò che è accaduto, cioè non saprà che il nostro governo, quello per cui noi abbiamo una volta votato, si è fatto parte di un'operazione banditesca, criminale, andando a bombardare un paese sovrano, perché noi non c'eravamo nei nostri aerei, ma abbiamo partecipato, gli abbiamo dato le basi, gli aerei sono partiti anche da Sidonella, gli abbiamo dato l'appoggio logistico, la direzione dell'operazione è partita da Napoli. Noi siamo corresponsabili, siamo complici, siamo il palo che ha dato una mano a un'operazione totalmente illegale, appunto banditesca. Noi tutti facciamo parte di un'operazione banditesca, che è nata come? È nata con l'accusa a Bashar al-Assad di aver usato il gas contro la sua stessa popolazione. Cosa ne sappiamo? Niente. Non sappiamo nulla. La signora Theresa May, capo del governo britannico, usa il termine highly likely, molto probabile. E sulla base di un highly likely si va a bombardare un popolo. Oppure si accusa la Russia di aver avvelenato Skripal senza uno straccio di prova. Niente, tutto falso. Anzi, noi sappiamo, io sono come direttore di Pandora TV, se voi volete andare a vedere sul web, vedrete i materiali che abbiamo pubblicato, tutti chiarissimi, controvertibili, hanno raccontato delle bugie, falso. 130 diplomatici russi sono stati espulsi da tutte le ambasciate, inclusi due italiani, sulla base di che? Di niente, falso, completamente falso. Oggi, prima di arrivare qui, ho saputo che il ministro degli esteri Lavrov ha fatto una conferenza stampa e ha detto non è vero, adesso abbiamo le prove, abbiamo i dati, ci hanno fatto vedere le prove e sappiamo che l'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha falsificato i risultati, non è vero, non era il gas Novichok non c'entra niente, è un altro gas che in Russia non è stato mai prodotto, ma che viene prodotto in numerosi paesi occidentali, tra cui gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Pensate un po'. Il capo del governo di uno dei paesi più importanti dell'Occidente racconta bugie di fronte al mondo, così come Colin Powell, quando si trattò di fare la guerra contro l'Iraq, fece vedere a tutto il mondo una fialetta dicendo abbiamo le prove che Saddam Hussein ha le armi di distruzione di massa, abbiamo le prove, non aveva niente, aveva della polverina bianca in mano, ma tutto il mondo disse che c'erano le prove, si cominciò una guerra in cui sono stati uccisi 500.000 civili iracheni. Stiamo parlando di questo. Quindi, come agganciare il discorso? Tutto quello che avviene è palesemente falso. Milioni e milioni di persone sono ingannate consapevolmente. Naturalmente ci sono gli ingannatori numero uno, cioè quelli che pensano, che organizzano l'inganno, sono pochi, e poi c'è un esercito, letteralmente un esercito, di iloti, di servi, di schiavi, che raccontano le bugie degli ingannatori principali. Siccome io non sono abituato a fare complimenti, ve lo dirò. Tutti i giornalisti principali che lavorano in tutti i principali giornali d'Italia fanno parte di questo esercito di servi.
tutti. Che non si può capire, non si può accettare, umanamente parlando, io parlo da giornalista, ma parlo anche da persona normale che ha una, crede di avere una certa dignità, non si può ammettere, io non posso sopportare di leggere sui nostri giornali cose che quelli che scrivono sanno di essere false, sanno essere false. Come si può scrivere? Putin ha avvelenato Skripal, ma chi te l'ha detto? Ma è scritto sul Corriere della Sera, sulla Repubblica, sulla Stampa. Ma chi te l'ha detto? Io non voglio fare nomi, perché non è inutile fare nomi, perché sono tutti uguali. Tutti uguali. Ma chi te l'ha detto? Ma da dove lo sai? Da dove l'hai letto? Che prove hai verificato? Quali documenti hai visto? Si ripetono le cose che si sentono dire. E naturalmente si ripetono perché poi c'è un problema molto concreto. C'è lo stipendio. C'è il tenore di vita, la sera devi pure portare il risultato. E se il padrone ti dice che devi raccontare bugie, le racconti, lo fanno tutti. E qui troneggiano invitati al TG3 notte, al TG1, al TG2, pontificano. Non sanno niente. E sono loro però che formano l'opinione pubblica. Dicono, non lo dicono, ma lo fanno, loro lo sanno benissimo. Non so quanto durerà. Comunque la questione principale non sono loro, secondo me. La questione principale è che cosa vogliono fare? Dico i quelli che contano. Non sono molti, eh. Qualcuno ha tirato fuori un po' di statistiche, io non le ho verificate, ma a grosso modo capisco di cosa si sta parlando. È stato scritto dai loro giornali, quando vogliono epatare le bourgeois, quando vogliono stupire il lettore, qualche volta qualcosa che la tirano fuori. Per esempio, la notizia che 8 persone in questo pianeta, di 7 miliardi e 200 milioni di persone, 8 persone hanno il 50% della ricchezza di tutto il pianeta. Non vi fa tremare di terrore questa cosa? 8 persone. Qual è il potere di queste 8 persone? Ma non sono loro, in realtà questi 8 non sappiamo neanche chi sono nascosti, non li vedremo mai, non fanno parte del teatrino, stanno nelle loro ville, nei loro posti, vivono separatamente, hanno un'altra vita, vivono in un altro contesto, hanno un'altra mente, sono altri uomini, non sono come noi, non sono come nessuno di noi. No, saranno un po' di più, saranno grosso modo 200-300 persone quelli che veramente contano e sono quelli che ci creano la narrazione nella quale noi dobbiamo vivere. E la domanda è questa: chi sono? Non mi interessano i loro nomi, ho scritto 2 libri su questo, Super Clan e poi l'ultimo che ho scritto, Arrivo alla bufera. Qualcuno lo... non so neanche come si fanno a descrivere, ho descritto la fenomenologia, li ho descritti come li vedo nei loro comportamenti indiretti. So più o meno dove sono a Berna, nella banca dei regolamenti internazionali, quelli sono i veri centri del potere che non si vedono mai. Cosa si propongono? Cosa sta succedendo? Ecco, questa è la domanda più importante, per cui bisogna capire bene dove siamo solo se noi riusciamo a capire che cosa vogliono questi signori. Ora, questi signori sanno una cosa principale, secondo me, fondamentale, che l'intero sistema che hanno costruito non funzionerà a lungo. Hanno vissuto bene, hanno dominato il mondo, intendiamoci, sono riusciti nel loro scopo, sono i padroni, sono quelli che Paul Krugman, premio Nobel per l'economia qualche anno fa, ha definito lui i padroni universali. Non sono io, non ho inventato il termine. Master of the Universe li ha definiti, i padroni, ma nel senso la parola mastering vuol dire di più, non sono solo i padroni, sono i dominatori, sono coloro che creano l'umanità del futuro. Ebbene, questi signori hanno messo in piedi un sistema economico e sociale che è una gigantesca truffa, è il sistema che è una gigantesca truffa. E quindi per mantenere una truffa bisogna truffare sistematicamente su grandi dimensioni e in modo massiccio,
continuo, perché poi i vecchi muoiono, arrivano i giovani devono essere indottrinati nello stesso modo. Quindi c'è un esercito gigantesco di persone che viene pagato per ingannare tutti gli altri. E che cosa è l'inganno? Finché andava bene, come dire, finché tutto era comodo, si poteva dire che le cose vanno bene. Ci hanno educato tutti, quando dico tutti, sto parlando di un settimo della popolazione mondiale, sto parlando cioè del miliardo d'oro, cioè Europa, America, Australia, Canada, noi ricchi, tutti noi ricchi, perché anche noi siamo ricchi perché loro sono ricchi, in qualche misura ci hanno concesso, come dire, le briciole che cadevano dal tavolo, gli altri 6 miliardi non hanno preso niente, muoiono e moriranno. Quindi sostanzialmente tutto funzionava finché il meccanismo era questo: noi dominavamo il mondo, eravamo i più forti militarmente e quindi imponevamo le nostre scelte a tutto il resto del mondo. Semplice. Le ricchezze le prendevamo noi, il prezzo del petrolio lo decidevamo noi e noi prendevamo le ricchezze del pianeta e ce le usavamo per la nostra ricchezza, loro soprattutto, noi in minima parte. Ma non si può più andare avanti così. Siamo arrivati in una svolta della storia mondiale. Perché, parlo in termini politici adesso, non in termini, come dire, metaforici o generali, parliamo in termini politici. Fino al 2000, fino alla fine del secolo scorso, la dominazione dell'Occidente era incontrastata, era evidente, ça va sans dire, come dicono i francesi, non c'è bisogno di spiegarla. Siamo i migliori, siamo i più intelligenti, abbiamo le tecnologie migliori, abbiamo le armi migliori e va bene, prendete atto. E invece è accaduta una cosa che loro non prevedevano, anzi sono accadute una serie di cose che nonostante il fatto che questi signori stanno in cima alla torre del sapere, io l'ho fatto questo esempio in un libro, gli antichi signorotti nobiliari, poi intorno ce n'erano parecchi, cosa facevano per dimostrare la loro forza? Costruivano le torri. Le torri erano il simbolo del potere, ma erano anche indicativo, perché chi sta sulla torre vede più lontano, prevede l'arrivo del nemico. Anche loro stanno sulla torre, non si vedono queste torri, però le vediamo, New York, diciamo così, i grandi grattacieli servono a questo, a impressionare il pubblico volgare, noi cioè, e quindi ci fanno vedere la loro potenza, ma in realtà la torre metaforica è più importante ancora, loro sanno tutto. Hanno i più importanti centri di ricerca, hanno le più importanti statistiche, quelle importanti sul serio non ce le dicono, se le tengono per loro, ma le vedono, le sanno, le studiano. A noi ci raccontano soltanto i cascami, quello che serve. Adesso per esempio ci dicono che c'è la ripresa, ci dicono tutto quello che si vede sui giornali, dice ma adesso c'è la ripresa. Ma la ripresa, non c'è nessuna ripresa, è tutto inventato. Non c'è una sola cifra giusta che viene data, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, tutti questi giornali non ci dicono niente della verità, non c'è nessuna ripresa, è tutto un trucco. Naturalmente questo riguarda noi, invece loro sanno le cose. E nonostante il fatto che loro sappiano le cose, siccome il cambiamento sta avvenendo loro malgrado, e questa è una delle novità, loro devono a questo punto correggere. E correggere è difficile perché sono apparsi dei giganti che non sono disposti ad accettare le regole che loro hanno imposto. Se proprio vogliamo mettere una data, diciamo 2001. 2001, che c'entra il 2001? È la prova, secondo me, che loro nel 2001 hanno capito che bisognava imporre un cambio della storia. E bisognava partire in anticipo. E quindi hanno costruito l'11 di settembre del 2001. Qui siete tutti abbastanza non giovani da ricordarvi che cos'è l'11 settembre. I più giovani non sanno niente perché sono nati dopo.
quando parlo con qualche studente capisco che loro non lo sanno, ma voi l'avete vissuto, il 2001 è stato il cambio della storia dei padroni, i padroni del mondo hanno deciso di cambiare il corso della storia e per cambiare il corso della storia hanno preso il volante e hanno dato una sterzata violentissima, incomprensibile alle grandi masse popolari, che doveva essere raccontata sotto forma di un gigantesco atto terroristico che tutto il mondo civilizzato doveva vedere live, in diretta televisiva. Così hanno fatto. E ci hanno raccontato di Bin Laden, dei 19 terroristi, degli aerei dirottati, tutto interamente falso. L'11 settembre l'hanno organizzato i servizi segreti americani e israeliani. E di questo ci sono ampie prove, ma voi non sapete niente di tutto ciò. Non sapete niente di tutto ciò. Ecco, lì c'è stato il cambio. Ma che cos'è questo cambio? Perché è stato imposto da questo? Vi faccio un breve excursus un po' indietro. Nel 1998, io ero ancora corrispondente da Mosca, cioè 3 anni prima, l'11 di settembre del 2001, l'atto del grande attentato terroristico di New York, ci fu un documento politico che si chiamava PNAC, in inglese vuol dire Project for the New American Century. Questi signori avevano dato incarico ai loro uomini di scrivere un documento che si chiamava Il progetto per il nuovo secolo americano. E quel documento c'era scritto 1998, guardate bene, c'era ancora il presidente Clinton. In quel documento c'era scritto, c'è un passaggio centrale, cruciale, sottolineato 20 volte. Nel 2017, pensate come erano precisi, nel 2017 la Cina sarà divenuta il pericolo principale per la sicurezza degli Stati Uniti d'America. Pensate, con 19 anni di anticipo loro erano già in grado di capire che al 2017 si sarebbe affacciato su questo pianeta un antagonista che forse non stava alle loro regole. E decisero che bisognava distruggerlo. Così hanno deciso. Da qui al 17, al 2017 bisogna far fuori la Cina, perché la Cina non sarà compatibile con gli interessi dei padroni universali. Così è la storia. Poi dopo, perché pensavano alla Cina? Perché nel 1998 loro erano già convinti e certi che la Russia l'avevano già presa, la Russia l'avevano già conquistata, l'avevano già colonizzata, l'avevano, tra virgolette, pacificata. Avevano messo alla testa della Russia un ubriacone pagato da loro, che era Boris Yeltsin, Boris Nikolaevich Yeltsin, l'avevano messo, e per 10 anni questo signore ha distrutto la Russia, l'ha venduta a pezzettini, l'ha espropriata, l'ha spezzettata, ha creato gli oligarchi, l'ha distribuita a un gruppo di malfattori che si sono impadroniti di ricchezze sterminate. Non vi voglio turbare con i dettagli, ma pensate solo che la Russia è stata privatizzata tra il 1992 e il 1994 per la modica cifra di 10 miliardi di dollari. Pensate un istante, hanno calcolato che il valore della Russia come paese tutto intero, 150 milioni di persone, più le miniere, più il petrolio, più il gas, quello che c'era sotto il sottosuolo, più le grandi fabbriche, tutto per 10 miliardi di dollari. Sono cifre che io ho pubblicato, che nessuno ha mai smentito. Il piano di privatizzazione è stato fatto sulla base dell'ipotesi che la Russia intera valeva 10 miliardi nel 1992-93. Ecco perché faccio questi riferimenti, perché se no non capite perché siamo adesso in questa situazione e perché c'è la guerra in Siria e perché adesso stiamo assistendo al tentativo di liquidare la Russia. Perché loro avevano pensato, la Russia l'abbiamo presa, ce la siamo messa in tasca, ce la stiamo prendendo a pezzettini, pezzo per pezzo. La Russia è con noi, è diventato un paese capitalista,
obbedisce alle regole del Fondo Monetario Internazionale, obbedisce alle regole della finanza, sta al nostro gioco, commercia il petrolio sulla base dei nostri prezzi, eccetera, eccetera, punto. E invece è successo l'imprevedibile. E loro hanno messo, quando Boris Yeltsin cessa di essere in condizione di governare il paese, perché era ubriaco tutto il giorno, l'hanno dovuto liquidare e gli hanno detto dobbiamo eleggere un altro presidente. Hanno messo la decisione in mano agli oligarchi hanno a lungo riflettuto e hanno scelto Putin. Perché l'hanno scelto? Perché era un signor nessuno, non contava niente. Nessuno lo conosceva in Russia, quindi era il migliore. Bisognava inventare un presidente che nessuno potesse contestare e nello stesso tempo che non gli desse fastidio a loro, cioè al gruppo dei 20 oligarchi che avevano in mano la Russia. Lo convocarono, gli dissero: tu farai il presidente e quindi starai buono, tu ci devi dare due garanzie. La garanzia numero uno è che non toccherai la famiglia Yeltsin, la famiglia intesa in senso mafioso, cioè tutti gli amici di Yeltsin, cioè noi. E la seconda cosa è che tu non dovrai rimettere in discussione le privatizzazioni della Russia, cioè qualche cosa come, facciamo una cifra a occhio e croce, 100 trilioni di dollari. E lui disse sì, accettò e fece il presidente nell'anno 2000. Poi cominciò a fare il presidente sul serio e si accorse che se lui non obbediva lo avrebbero fatto fuori. E quindi decise a un certo punto, lo decise nel 2004, cioè 4 anni dopo essere stato eletto presidente con elezioni evidentemente truffaldine, è ovvio, non era lui che decideva le elezioni, erano gli oligarchi. Nel 2004 lui improvvisamente capisce che le cose non possono andare avanti così, cioè lui pensa che la Russia non può arrendersi. È un discorso lungo, ho scritto la sua biografia, ho raccontato un po' chi è questo personaggio, ma l'essenziale che voi sappiate è che lui ha cambiato idea. E lui andò in televisione, io ho pubblicato 2 o 3 volte questa sua intervista alla televisione russa nel 2004, che mi colpì moltissimo perché lui si mette davanti allo schermo e dice 2 cose essenziali. Noi pensavamo che voi ci avreste trattati come dei partner e invece abbiamo scoperto, rivolgendosi agli occidentali, rivolgendosi al presidente americano, abbiamo scoperto invece che voi ci considerate dei servi. Noi volevamo discutere con voi alla pari e invece abbiamo scoperto che voi volete darci degli ordini. Allora io vi dico che questo con la Russia non si può fare. E da quel momento Putin è diventato il nemico dell'Occidente e ha dovuto per forza di cose mettersi a ricostruire in fretta l'esercito che era stato distrutto, gli armamenti che erano stati perduti, la ricchezza della Russia che era stata venduta, e si è messo a fare la politica nell'interesse del suo paese, inammissibile. Ed ecco che è accaduto la cosa, siamo nel 2017, 2018, adesso la Russia è risorta, la Russia ha le armi, ha ricostituito il suo esercito, è l'unico paese al mondo, in questo momento, l'unico paese al mondo che ha un sistema di armamenti strategici tali da annichilire gli Stati Uniti d'America in caso che sia attaccata. E questa è la grande sorpresa che l'Occidente non può sopportare. Non può sopportare perché se si accetta questo criterio da Washington, dalle capitali del mondo anglosassone, cioè Washington e Londra, se si accetta questo criterio è la fine dell'impero e loro dovrebbero riconoscere che non possono più tenere il mondo nella condizione di soggezione totale nel quale si trova. Prima questione di fondo, il dollaro. Se cedono a questo momento dovranno rinunciare al dollaro e se devono rinunciare al dollaro è la fine per i padroni universali. Non ci può, perché loro hanno 14 trilioni di dollari di debito, 14 mila miliardi di dollari di debito che non pagano perché sono i più forti. E come potrebbe l'America reggere se qualcuno andasse lì e gli dicesse: adesso voi pagate come tutti gli altri, cari signori, avete 14 mila miliardi, come mai? Avete creato denaro dal nulla, voi potete fare il denaro che volete, ma adesso qualcuno vi chiede conto, non si può fare.
le classi dirigenti dell'Occidente non sono in condizioni di accettare questa situazione. Tanto più che la Russia è apparsa all'improvviso con tutta la sua potenza, io aggiungerei tecnologica, intellettuale, religiosa, morale, che si contrappone all'Occidente. Ma non che attivamente vuole conquistare l'Occidente. La Russia si sta difendendo, ma loro non possono accettare nemmeno che ci sia un antagonista che la pensa diversamente da loro. E dietro di loro, certo, c'è la previsione che ho citato prima, la Cina. La Cina è già uscita. Vedete, la situazione è strana, è pericolosa per questo. Poi finisco, perché vi ho dato, come dire, l'inquadratura, poi dopo discutiamo. La situazione è complicata perché la Russia, dal punto di vista economico, è più debole, incredibilmente più debole degli Stati Uniti. Non ha la potenza economica, non è la Russia che determina il valore del denaro. La Russia compra il dollaro, esporta petrolio, ha una potente tecnologia militare, ma e basta. La Russia è forte solo in questo, nel resto è subalterna. La Cina invece, che non ha ancora la forza militare strategica per impensierire gli Stati Uniti d'America, al di là del Pacifico, la Cina già è uscita dal dominio americano. La Cina è più forte dell'America, anche questo non lo sapete, non ve lo dicono. Noi abbiamo 10 corrispondenti che parlano degli Stati Uniti. Giovanna Botteri, lei ci racconta l'America e tutti sentiamo Giovanna Botteri come se fosse lei che dice la verità. La Giovanna Botteri non sa nulla del mondo, lei non si rende conto che la Cina è già di gran lunga più forte degli Stati Uniti, solo che non si vede perché non gliela raccontiamo alla nostra gente, perché se la nostra gente lo sapesse capirebbe che il mondo è già cambiato. I cinesi hanno aperto un mese fa, hanno aperto il mercato del petrolio in yuan. E in termini tecnici sapete cosa significa? Che aprire il commercio del petrolio in yuan significa che gli Stati Uniti perdono 2 trilioni di dollari all'anno. 2.000 miliardi di dollari fuggono dal loro mercato e vengono trasformati in yuan, e i cinesi se ne fregano del dollaro perché venderanno e compreranno il petrolio e il gas. Il yuan, il cielo ai russi. Ma io capito, è finito l'impero. Ecco dove siamo. Allora, concludo. Noi siamo di fronte all'atto finale dello scontro. I padroni universali sono decisi a rompere questa situazione. Possono sopportare, perché è la fine della loro civilizzazione e anche della nostra soggezione nei loro confronti. E quindi c'è la guerra. E quindi la guerra arriva. Questo è il punto. La guerra arriva. Non è che hanno bombardato così la Siria questa notte. E poi è un episodio, poi chiudiamo lì, no? Non fate questa illusione. La guerra è cominciata. 2 provocazioni nello spazio di 2 mesi contro la Russia, quella di Skripal, che fa cacciare via 130 diplomatici, che praticamente prelude alla rottura delle relazioni diplomatiche, è una dichiarazione di guerra. La provocazione in Siria, la Russia è andata lì, ha impedito agli americani di vincere sulla Siria, americani e israeliani. Non la possono accettare questa cosa. E quindi dobbiamo aspettarci uno sviluppo della guerra che va verso uno scontro nucleare. Anche qui, quanta gente si rende conto? Io sono un po' vecchiotto, ma mi ricordo che ci fu il movimento pacifista. C'è stato un momento ai tempi della guerra irachena che quando la gente avvertì il pericolo della guerra andò in piazza. Avevamo milioni di italiani che si erano resi conto, attenzione, guardate che qui si va in guerra, e ci fu una reazione di massa. C'erano, mi ricordo, le bandiere alle finestre, una volta arrivai a Milano, passai in mezzo alla città, centinaia di bandiere alle finestre, era un altro contesto, ma non erano neanche 20 anni, quanti erano? 10 anni fa, adesso c'è qualcuno che si muove, tutti in silenzio. Perché tutti in silenzio? Perché non sanno che sta per cominciare la guerra. Non se ne rendono conto.
Io vi ho raccontato perché questa guerra ci sarà, a meno che Cina e Russia non riescano a fare paura. Io sono convinto di questo. Fermare questi matti, perché ormai siamo di fronte a dei dementi. Voi capite che c'è un presidente degli Stati Uniti che l'altro ieri ha scritto un tweet dicendo: ehi russi, state attenti che adesso vi bombardo, vi manderò i miei missili che sono nuovi, belli, intelligenti. Ma è matto. Non so se avete il senso, se avete la percezione. Il presidente degli Stati Uniti è un demente. Solo un demente può fare una cosa del genere, mettendo a repentaglio la nostra vita. Perché questa notte è successa una cosa, e con questo concludo, vorrei che fosse chiaro a tutti che non sto scherzando, sto dicendo delle cose che sono, come dire, palpabili, toccabili con le mani. Quello che è successo questa notte è un miracolo e deriva dal fatto che alla testa della Russia attuale c'è un uomo che sa quelle cose che vi sto dicendo, che le conosce benissimo e non ha fatto nessun errore. Non ha messo in moto un solo sistema d'arma, eppure era pieno, la Siria è piena di armi russe, ci sono gli aerei, ci sono i sistemi di contraerea. Lui ha dato l'ordine: non muovetevi se non sarete attaccati. E questa notte non è partito un solo proiettile russo, perché se fosse accaduto che un aereo russo si scontrava con un aereo americano o inglese, era la guerra, eh? Non fatevi delle illusioni. Non è che questa cosa qua rimane chiusa lì in un angolo. Stamattina mi sono alzato perché mi hanno svegliato con una telefonata per avvertirmi, e poi ho letto su Facebook e uno mi dice: perché Putin non ha bombardato la nave, l'incrociatore da cui sono partiti i missili? E io gli ho risposto: per fortuna non l'ha fatto, per fortuna. Che se avesse buttato, e può farlo, lo può fare, avrebbe potuto affondare la nave nello spazio di 3 minuti. Un mese fa Putin ha parlato all'assemblea, per dire il livello di pericolo, Putin ha parlato all'assemblea federale delle due camere del Parlamento e ha annunciato le nuove armi di cui dispone la Russia e ha detto quello che lui sa, che il periodo che ci separa dallo scontro sono 5-6 anni. Gli Stati Uniti stanno costruendo un sistema antimissile che dovrebbe impedire ai missili russi di fermare i loro missili. Hanno circondato la Russia tutta intera. La NATO è arrivata nei 3 paesi baltici, la Polonia, in Bulgaria, in Romania, nel Mar Nero, in Ucraina. Hanno messo i missili tutto intorno perché nel caso che loro attaccassero la Russia vogliono evitare di essere a loro volta colpiti dalla risposta russa e quindi li vogliono abbattere i missili prima che partano. E Putin ha dichiarato di fronte a tutto il mondo: state attenti signori, che noi abbiamo già costruito delle armi che in caso voi abbiate messo in piedi il vostro sistema antimissile, noi avremo delle armi che vi possono colpire comunque. Ha spiegato a quali sono. Perché l'ha fatto? Cosa credete che l'abbia fatto così per far dire una smargiassata? L'ha fatto perché sa che stanno preparandosi. Gli vuol far paura, gli vuol dire: non fate, non provateci, perché vi facciamo a pezzi se ci provate. Siamo in questa situazione? Domanda, fatevela voi. Intorno a voi quanta gente è in grado di capire dove ci troviamo? Quanta gente sa che abbiamo gli anni contati? Quanta gente sa che i nostri figli vivranno in una situazione in cui da un momento all'altro un matto, perché si tratta di questo, può decidere di far partire un missile atomico? È chiaro dove siamo. E quindi c'è un problema di autodifesa. Tra l'altro, e con questo concludo, è evidente a chiunque, anche all'ultimo ingenuo, che se la situazione va così, i primi a morire siamo noi. Perché la guerra scoppierà in Europa prima ancora. Diciamo, la differenza tra i morti, i milioni di morti che ci saranno in Europa e quelli dei milioni di morti che saranno negli Stati Uniti e in Russia, naturalmente, sarà di una giornata.
24 ore. Ma scoppieranno prima qui le bombe. Prima qui in Europa, prima qui da noi, con le nostre bellezze, con le nostre chiese, con la nostra storia, con la nostra cultura, con tutto questo che si andrà in fumo in 10 minuti insieme a noi. Quanta gente si rende conto di dove siamo? Quasi nessuno. E questa è la ragione per cui siamo in pericolo. Perché se lo sapessero tutti, credo che in piazza ci sarebbe un po' di gente a dire al governo italiano: come ti permetti tu, come ti permetti tu, Gentiloni, che non hai neanche più la qualità di essere un governo legittimo, come ti permetti di dare le basi italiane per fare questa operazione e per fare quella che verrà domani o per fare quella che verrà dopodomani? E non permetteremo neanche ai parlamentari che stanno discutendo di fare il nuovo governo italiano di stare a perdere tempo sulle quisquiglie, restando silenziosi tutti di fronte a quello che sta accadendo, salvo Salvini. Ahimè, devo dire che è l'unico che ha avuto il coraggio di dire non fatelo e di dichiarare apertamente che tutto quello è un grande inganno contro di noi. L'unico. Il resto silenzio. Di Maio non ha aperto bocca. I dirigenti del PD non hanno aperto bocca. Silenzio. E Gentiloni gli ha detto prego. Usate Sigonella. 8 Boeing sono atterrati l'altro ieri e hanno portato le armi che serviranno per fare l'attacco. Che sono servite per fare l'attacco. E il comando dove sta? Il comando di questa operazione di cui adesso stanno dicendo mission accomplished, missione compiuta. Qual è il comando? Napoli. Stanno lì i centri di comando, in casa nostra. Ecco, va bene, questo era il quadro che volevo dirvi. Pericoloso, molto pericoloso. Vorrei che se le cose che vi ho detto sono abbastanza convincenti, vi rendiate conto che il pericolo è molto alto, molto alto. Il modo per uscire, ripeto, non ne vedo, io personalmente non ne vedo un altro. Il gruppo dirigente degli Stati Uniti è composto di dementi, purtroppo. E Donald Trump, tra l'altro, sta prendendo queste decisioni per difendere se stesso. Il paradosso dei paradossi è che Donald Trump si sta difendendo perché in casa sua è attaccato dalla CIA, dall'FBI, dallo Stato Profondo che lo mettono sotto tiro, lui non sa se finirà il suo mandato, cioè noi abbiamo la nostra vita che dipende non solo dalla presunzione totale dei padroni universali di continuare a dominarci, ma addirittura dagli interessi personali dell'attuale Presidente degli Stati Uniti. E chi ce lo va a fare di sacrificare la nostra vita e quella dei nostri figli per le avventure sentimentali con una porno star del Presidente degli Stati Uniti? Non vi sembra tutto questo indecoroso e indecente? Io lo trovo indecente. Grazie per l'attenzione. Prima di lasciare spazio alle domande del pubblico volevo aggiungere anch'io un po' di carne al fuoco, perché Giulietto ha scritto tantissimo, ha scritto dei libri dal titolo molto eloquente come Guerra Infinita, Superclan, ma ha parlato molto anche di Europa, di crisi italiana ed europea e di debito. Oggi uno degli argomenti che ahimè sta emergendo sempre più drammaticamente non è solo la guerra e la pace, pur raccontata in modo falsificato, ma il tema della moneta, il tema del debito, no? Ce lo chiede l'idolo del mercato, ce lo chiede il mercato, ce lo chiede l'Europa, per cui la crisi non è più una patologia transeunte, come succede ciclicamente in un'economia sana, in una società sana. Ci sono momenti, se noi guardiamo la storia italiana e dell'Europa degli ultimi 1000 anni, possiamo dire che ogni secolo ha avuto un momento di sviluppo e un momento di crisi, un momento di luce e un momento di ombra. Da alcuni anni sembra che la crisi sia diventata una situazione, un mito, una situazione permanente, per cui la politica debba solo gestire una crisi di cui non vediamo fine, non ci viene raccontata una possibile fine, e c'è questo spauracchio terroristico del debito. Tu che conosci bene in Europa, in Italia, anche queste situazioni, puoi dirci qualcosa su questi temi altrettanto scottanti? Sì, questo fa parte, questo è un discorso lunghissimo che da solo sarebbe il tema di una serata. Io ho scelto di fare il discorso della guerra perché siamo in guerra e quindi tra l'altro le due cose sono connesse, ma certo sono due capitoli diversi. Dirò velocemente così: il debito è una truffa, completamente. Non è che non ci sia debito. Tecnicamente parlando, i 2.300 miliardi del debito pubblico italiano sono per metà inesistenti, l'altra metà c'è e dobbiamo pagarla. Ma è un conto è pagare
2.300 miliardi e conto pagare 1.250 miliardi, per esempio. Perché non esiste metà del debito? Perché metà del debito è fatta come una partita di giro. È il denaro che la banca centrale, che è privata, sta stampando da quando è stato istituito l'euro, per conto nostro. La banca centrale produce denaro dal nulla. Credo che molti di voi ormai lo sappiano. Cos'è il quantitative easing? L'ammorbidimento quantitativo, non so come si può definire. È la produzione di denaro dal nulla. Si ritiene che l'economia europea e mondiale, diciamo così, abbia bisogno di un influsso di denaro. Lo fa non solo la Banca Centrale Europea, lo fa la Federal Reserve in grandi proporzioni, in gigantesche proporzioni. Lo fa la banca d'Inghilterra, lo fa la Banca del Giappone, tutte le banche centrali fanno questa roba, producono denaro e lo prestano. Ma non è solo questo il denaro che viene prodotto, lo prestano, ovviamente, prima di tutto vi devo spiegare, a chi lo prestano? A voi? No, lo prestano le banche, cioè si tratta di una banca privata, perché la Banca Centrale Europea è una banca privata, si chiama Banca Centrale Europea, ma non è mica vostra, non è mica nostra, non è, mica... è delle banche che la costituiscono. Anche la Fed è privata. Ovviamente anche la Fed, tutte le banche centrali sono di proprietà delle banche che le compongono. Quindi questi signori prestano il denaro e poi ci fanno pagare gli interessi sul denaro che non esiste. Lo capite? Ma se fosse solo questo, sarebbe niente. Questo è il vecchio signoraggio. In realtà la cosa sta molto più complicata, perché negli ultimi decenni, diciamo così, da Clinton in avanti, è stato deciso che le banche possono fare quello che vogliono, possono dare prestiti a prescindere dal denaro che hanno. Se uno viene da te e ti chiede, facciamo questo calcolo per capirci, se uno viene da te e dice avrei bisogno di 1 milione di euro, mi serve, se tu non ce l'hai, non glielo puoi prestare, vero? Se sei una banca invece glielo presti, anche se non c'hai 1 milione di euro, fai una bella emissione, fai un'emissione, un mutuo, mi serve un mutuo per comprarmi la casa, vai in una banca qualunque, se tu sei, come dire, solvibile, la banca ti dice te lo do un mutuo, se sei solvibile te lo do. E ti dà 1 milione, ma non ce l'ha questo milione. Crea cioè 1 milione di euro che prima non c'erano. E questo milione di euro viene iscritto nei libri della banca come attivo e nei libri tuoi come passivo. Questo lo fanno ormai centinaia e centinaia di banche in tutto il mondo, cioè la produzione di nuovo denaro non viene solo dalle banche centrali, ma da un'enorme quantità di produttori di debito. E questo fa sì che il debito sta crescendo oltre ogni limite e siamo in una situazione in cui tutti sono debitori. A chi? Agli 8 proprietari mondiali delle ricchezze del pianeta, che sono i veri proprietari delle banche. È chiaro quello che sta succedendo. Noi dobbiamo pagare ogni anno, in questo momento, vorrei che fosse Padovan a sentire questo discorso, lui non lo sa. Secondo me non lo sa Padova. Noi dobbiamo pagare 66 miliardi di interessi sul debito. Su questo debito, fatto così come vi ho detto adesso, noi paghiamo 66 miliardi di euro all'anno di interessi. E dove vanno questi interessi? Alle banche. Cioè noi ci stiamo impoverendo perché questo debito cresce in continuazione. Ed il paradosso dei paradossi è che noi, che veniamo presentati normalmente da questi cialtroni che vanno a discutere in televisione come se fossimo degli spendaccioni, però vabbè, sì, insomma, abbiamo un sacco di cose, la spending review, spendiamo troppo, viviamo al di sopra delle nostre possibilità. Ma non è vero. Il bilancio del 2016 si è chiuso con un attivo di bilancio. Noi siamo in attivo, cioè spendiamo meno di quello che produciamo, cioè abbiamo un avanzo primario positivo anno dopo anno. Dove viene il nostro indebitamento? Ma dei 66 miliardi che noi dobbiamo pagare di interessi sul debito. Noi siamo un paese virtuoso, abbiamo resistito perché siamo stati un paese virtuoso, perché abbiamo risparmiato un sacco di soldi. In tutti questi anni
Per esempio, gran parte di noi sono proprietari di una casa. Come? Perché hanno risparmiato. E il debito che contraevano con lo Stato non era un debito cattivo, era un debito buono. Cioè, lo Stato fa un'emissione di buoni del tesoro. Dice ai cittadini, c'hai i soldi? Dammeli, questi soldi che me li dai io ti do l'interesse e poi costruisco le scuole, costruisco gli ospedali, metto a posto i trasporti, cioè faccio un debito sano. Il popolo finanzia se stesso attraverso il governo. Questo era il debito quando la Banca d'Italia era pubblica. La Banca d'Italia, il tesoro, dava ordine alla Banca d'Italia, la Banca d'Italia emetteva ed era ricchezza nazionale che veniva prodotta, ricchezza nazionale. Adesso cosa succede? Che noi non governiamo il denaro, la banca centrale produce questo denaro, ce lo dà alle banche, le quali banche ci mettono sopra il carico da 90 dei loro interessi, dopodiché noi diventiamo debitori e basta, siamo fregati. Questo sta accadendo in tutto il mondo. La domanda che abbiamo di fronte è quanto potrà ancora crescere il debito mondiale? Vi ho detto prima la cifra. Gli Stati Uniti sono debitori, anche loro, che pure sono i proprietari del dollaro, di 14 trilioni, un trilione sono 1.000 miliardi, 14 mila miliardi di dollari che loro hanno consumato senza produrli, perché hanno semplicemente distribuito bigliettoni da 100 euro, da 100 dollari in tutto il mondo. Questo è il debito. Allora noi... Io adesso ho fatto l'esperienza elettorale che non è andata bene, peccato, ma abbiamo messo in piedi un programma, per esempio, che prevede per l'Italia una cosa assolutamente geniale, molto giusta, molto indispensabile, e che abbiamo detto, bisogna denunciare, naturalmente di questo nessuno parla in televisione, è chiaro, le cose sagge non si dicono. Noi abbiamo detto, il governo italiano futuro dovrebbe denunciare metà di questo debito e dire che questo debito non esiste perché è una partita di giro, non dobbiamo restituirlo. Dobbiamo semplicemente chiedere alla Banca Centrale Europea di essere così gentile da aprire un conto speciale e metterlo lì in un cassetto. Lo restituiremo fra 250 anni, vedremo. L'altra metà del debito si paga, ma contemporaneamente, siccome non dobbiamo aumentare il debito, il governo italiano dovrebbe dotarsi di una banca di Stato che emette dei certificati di credito fiscale, cioè una moneta parallela, che non fa aumentare il debito dello Stato italiano, perché sono certificati di credito che è una nuova moneta che servirà alle aziende per pagare le tasse, alle famiglie per fare i mutui e che non aumenta il debito. Si può fare, si può fare, si può fare. Non ci sono leggi che ce lo impediscono, non ci sono leggi, neanche le leggi europee del Trattato Unico Europeo lo impediscono, quindi questa cosa si potrebbe fare e non avremo un aumento del debito e ci toglieremo subito 40 miliardi di interessi passivi. Poi la seconda cosa importante, la NATO ci costa qualcosa come 70 milioni di euro al giorno, oggi 70 milioni di euro al giorno, sottolineo, vale 25 miliardi di dollari di euro all'anno. 25 miliardi più 40 miliardi sono 75 miliardi, con questi 75 miliardi potremmo dare il reddito di cittadinanza a una gran parte della popolazione, potremmo lanciare un programma di sviluppo industriale, di occupazione giovanile, di ammodernamento delle nostre scuole e università e di risanamento del territorio. Questa è una visione del futuro dell'Italia. Si può fare benissimo, dipende dalla volontà politica. Se non c'è la volontà politica, se la volontà politica la decidono in Europa e ci dicono lo vuole l'Europa. La risposta alla tua domanda è questa, l'Europa sono le banche non sono noi, le banche sono le banche e le banche ci hanno portato via il potere politico, tant'è vero che nella nostra Costituzione le banche hanno imposto il pareggio di bilancio, hanno imposto le regole dell'economia, noi non potremmo teoricamente liberarci da queste regole. Bisogna denunciare i trattati europei e dire che dobbiamo uscire da questi trattati. Io non propongo di uscire dall'Europa perché l'Europa è, secondo me, un valore per il futuro, per tante ragioni, ma certamente da queste regole noi dobbiamo uscire, perché se non usciamo da queste regole saremo letteralmente strozzati politicamente. Guardate adesso come va la discussione. I mercati cosiddetti ci stanno a guardare. Se verrà fuori una soluzione politica che a loro non piace, la faranno finire. Decideranno loro.
non c'è né Di Maio, né Salvini, né Berlusconi che possono decidere niente, decidono loro. E ci costringeranno a fare quello che loro dicono, quindi bisogna rompere il meccanismo. Questa è la mia risposta a quella domanda. Quindi anche...